Sembra una di quelle calde notti estive dove c'è appunto l'arietta, la brezza estiva e tutto quello che descrivono i pittori e le persone molto filosofiche. Invece non è un altro giorno di quarantena, solamente che oggi lo voglio fare più vario, sento che sta venendo, ci sono molto più giornate calorose, piene di calore, perché non sfruttarne l'energia? Oggi volevo farvi vedere un po' di verticalismo, volevo mettermi un po' verticalizzare. Tra l'altro non è un nuovo giorno, è sempre il 19 marzo, quello che era nel documento storico di ieri, perché ho voluto spezzare in due, essendo che ora voglio fare una parte quasi tutta dedicata al verticalismo e magari anche a qualche esercizio base, però essendo che l'allenamento di ieri lo feci fuori col bel tempo, adesso sono più a sera inoltrata e quindi ecco, mi... No magnesite, ma borotalco, senza quattrini, lui compra un cavallo e sia grande, ma anche piccino, va in verticale, in infradito. Cambia il ritmo, spezza il fiato, noi gli stai dietro, ti ha superato, gli abbracci ti morde, ti schiaccia la fronte, lui manca. Ci versa Nutella nella toga pizza e mozzarella, è un leccatese, ma quelle pelate e le ragazze sono tutte bagnate. Cambia il ritmo, spezza il fiato, noi gli stai dietro, ti ha superato, gli abbracci ti morde, ti schiaccia la fronte, lui manca te vista, lui. Cosa. Nella verticale, ecco, se posso trasmettervi un consiglio molto utile, cioè un aiuto molto utile, un conforto molto utile, è che con la verticale succedono queste cose brutte, brutte brutte. La verticale è una delle cose che mi riesce meglio, a cui mi dedico di più. No, beh, in realtà non è che mi dedico di più, è che l'alleno sempre, alleno tutti i giorni. Forse è l'unica cosa che realmente alleno proprio tutti i giorni. Ed è cattiva, è stronza la verticale, perché non è mai sicura. Cioè, per consolidare un qualcosa, che sia la verticale a un braccio, o l'iguana, che è quella che stavo facendo, o la verticale, che è ecco, tipo una che non riesco a fare, una variante che non riesco a fare, quella a mani incrociate, ad X, quella è ultra difficile. Comunque, la cosa che hanno in comune è che quando si è nella fase d'apprendimento di uno di questi esercizi, no, non si ha mai la certezza di quando lo si sta padroneggiando davvero, quando lo si può definire una skill nostra e quando no. Cioè, non capite mai perché. Un giorno va benissimo, un giorno dici, boh, è mia, ce l'ho, ho capito come si fa, il giorno dopo totalmente il contrario, totalmente l'opposto. Però dovete capire che è così, purtroppo, e non si sa perché, forse è il corpo che impazzisce da di matto, però è così, quindi non vi preoccupate, è tutto normale, ovviamente è tutto normale perché capita a me e a quanto ne so capita un po' a tutti, a parte soggetti predisposti proprio di loro, però continuiamo a insistere. Allora, cosa sto facendo nel mio caso per allenare la verticale? Siccome che ormai ce l'ho già consolidata, e quello che consiglio sempre da fare a chi ha i primi secondi di verticale, vabbè, oltre a quello di allenarla tutti i giorni, se riuscite più volte al giorno, che adesso che siete in quarantena riuscite senz'altro a poterla allenare più volte al giorno, che poi non vogliate è un altro discorso, però allora lì siete voi che non volete migliorare, mettetevelo bene in testa. Cosa fare? Qualora uno avesse già la One Arm e vuole comunque allenarla, cercare di fare allenamento, dipende in cosa vuole andare a parare, se vuole aumentare il secondaggio di verticale One Arm e tutto. Poi allenando è ovvio che si va a mirare un po' su tutti i fronti, però nel mio caso sto andando a destabilizzare dalla verticale facendo vari passaggi, quindi faccio una salita di verticale che può essere di forza o a gambe raccolte facendo una planche press. Però siccome che adesso voglio sprecare meno energie possibili, la sto facendo una planche press in tac, quindi arrivo in verticale tac, apro le gambe, vado in verticale one arm in straddle, faccio una verticale di impostazione, ritorno su e faccio la verticale one arm a gambe chiuse. Poi può essere che perdo il controllo, che non lo perdo, se non lo perdo continuo a fare cosa ovviamente. Cioè il concetto è che dovete portare più roba possibile nella verticale, siccome... No, è brutto dire che va a tentativi, però va che in una serie la controllate meglio, in una serie la controllate meno.
Quindi se siete già alla verticale libera e vi capita la serie dove la tenete, che state anche 5-6 secondi proprio tenuti, 5-6 secondi veri, perché lì il tempo passa molto lento, andate a destabilizzarla, mi sento di consigliarvi, quindi andare a aprire e chiudere le gambe, questo lo dico sempre. Se avete la verticale di forza, approcciatela anche di forza, magari potete suddividere il primo allenamento del giorno sulla verticale, faccio le salite di forza e cerco di tenerla il più possibile, poi provo a staccarla dal muro, poi magari la sera lavoro solamente sulla tecnica, quindi la tenete solamente al muro, o provate slanci tecnici andando poi di schiena al muro, quindi fate lo slancio, cercate di rimanere in maniera tecnica, poi se cadete finite contro il muro e potete poi riprenderla. Comunque dovete giocare su tutti questi fronti qua, andare anche a cambiare l'appoggio su cui fate la verticale, quindi non sempre a mano libera a terra, ma andare anche su delle parallele può essere un cambio di stimolo molto utile. Poi ci sarà sempre chi si trova meglio sulle parallele e chi a terra, sono due controlli diversi. Perché? Perché sulle parallele andate a giocare di polso, a terra invece dovete strizzare per salvarla con le dita. Sono due cose diverse, infatti chi ha la mano tanto grande ovviamente troverà tanto facile quella a terra. Non è proprio il mio caso, perché ho una mano normale, però ecco, insomma, dovrei portarmi in clinica da solo ad ampliarmi la mano. Però continuiamo adesso con le serie a terra, cercherò di fare set più lunghi possibili, magari facendo verticale one arm straddle, anzi inizio con quella a gambe chiuse perché è più difficile, almeno poi ho più energie per fare quelle più semplici. Verticale one arm, gambe chiuse, gambe aperte e gambe a diamante. Tutto intervallato tra una verticale e l'altra con una verticale di impostazione che va a rompere le palle, deve dare fastidio, nell'allenamento dovete darvi fastidio da soli, dovete farvi venire il nervoso da soli. Mi è riuscito il tutto anche se molto faticato per le verticali di impostazione, perché appunto mi ricordo che mi sono allenato prima e quindi ho le spalle un po' affaticate, e comunque il tenere tanto la verticale sempre nella stessa posizione, andare a cambiare tutto, vi mette fatica nelle spalle. Al contrario di come dico che la verticale non è un esercizio di forza, e difatti è così, però ovviamente le spalle dopo un po' vanno a bruciare se passate tanti secondi in quella posizione, perché va tutto il carico, ovviamente tutto il sangue va sulle spalle, quindi vi bruciano dopo un po', vi bruciano perché il sangue scotta. No, non so se è così in maniera fisiologica, non lo so, chiedete a un chirurgo, fisiatra, fisiologo, fisioterapista. Speriamo non si prolunghi la pena, perché questa è una pena ovviamente, il fatto che non ci possiamo più allenare in palestra, che non possiamo più vivere come tutti i giorni. Speriamo non si prolunghi, che finisca, come hanno detto, il 3 di luglio, perché sennò salta la fiera del fitness e tante altre cose. Chiusi qua sempre in casa ad allenarci, chissà se miglioreremo o peggioreremo. Dovremmo fare delle gare online, tra l'altro perché non possiamo più vederci, magari strutturate sulla base di quello che può essere un arredamento mondano da luigiano in casa. Quindi ad esempio chi alza di più il ferro da stiro, cioè fa ripetizioni col ferro da stiro, oppure anziché la staffetta che si passa dall'ostacolo, gli atleti, quelli che fanno l'atletica, si passano appunto il vassoio di latte, si passano un vassoio di latte e vanno avanti così a fare ah, ah, ah. Adesso continuo con le verticali perché bisogna continuare a fare le verticali, sennò qua si diventa matti. Ragazzi, è molto più facile di quello che si crede in realtà. Non necessita la verticale, la camminata in verticale, mi gira un po' la testa. Ma
è tutta questione di sbilanciamento. Ovviamente si parla di una camminata non fatta bene, perché per una camminata vera in verticale bisognerà avere la verticale, perché la camminata in verticale, dove si mantiene lo stesso assetto che si tiene in verticale, bisogna ovviamente averla, ed è ben più difficile, ma arrivata secondo uno alla verticale basta sempre sbilanciarsi un po' avanti. Se uno invece vuole provare così per gioco, di solito lo fanno tanto i bambini, quindi è una cosa che veramente si può fare, ed è più facile del tenerla la verticale. Vi slanciate su e quando ovviamente arriverà, voi vi slanciate, salite, arrivate qua, anziché lasciarvi cadere e arrotolarvi, portate il braccio avanti, prima uno e poi l'altro, così avanti, 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 avanti. Più andate avanti ovviamente più camminate, ed è tutto, in realtà non è una camminata ma è un salvataggio di caduta, non è una vera e propria verticale camminata, perché voi non avete il pieno controllo di quel movimento, voi state solamente salvando una caduta ipotetica mettendo la mano avanti. È come se da in piedi, sapete quando cioè l'esempio adatto quando state per cadere, no, che fate quei passetti che sono in realtà di cercare di salvarsi da una ipotetica caduta, e quello sarebbe tipo l'ipotetica verticale camminata, salvandola invece di camminare. Mi sto incortocendo con le parole, ragazzi, però la verticale è molto bella da allenare. Non so, non piace molto ad alcuni, non lo so, perché magari non è una cosa di forza, ma è una cosa che vi permette di aumentare la forza, perché mediante la verticale potete fare tantissimi esercizi, piegamenti in verticale per esempio, le planche press, la verticale fine a se stessa, le verticali di impostazioni. Ma perché non imparare una cosa nuova? Perché no? Perché non cimentarsi in questo? Soprattutto quella a un braccio. Cioè, io prima di iniziare ad allenare la verticale a un braccio, quando vedevo magari qualcuno per televisione che ancora non praticavo questo sport, non avrei mai pensato di poter arrivare a farla io stesso. Cioè, uno nella sua testa non va neanche a elaborare se è il caso, no, di mettersi ad allenare. Dice, ma sì, ma questi qua lo fanno fin da quando sono bambini, l'hanno sempre fatto, sono predisposti, hanno la genetica, sono circensi. In realtà no, basta veramente provare a fare le cose, allenarle. È anche facile adesso perché ci sono i tutorial, cioè la gente che ti dice come farlo, quindi non è che ti devi ingegnare in qualche modo, pensare, fare calcoli matematici. No, basta veramente seguire in maniera molto scimmiesca quello che uno già ti dice su internet. Tu basta che lo cerchi, te lo dicono come fare. Io ho fatto vari documenti dove documento appunto come prenderla da varie sfaccettature. Questo si può considerare come tale, diciamo, vi do una mano non proprio sulla verticale a un braccio, ma sulla verticale in generale. Perché parlo tanto e vi faccio vedere poco? Perché è più un approccio mentale in realtà. Poi il fatto che dobbiate piazzare le mani in un certo modo, così, cosa, ve l'ho spiegato in altri documenti che vi potete veramente trovare in maniera molto facile e comoda su questo canale qua. Quindi, ecco, oggi allenamento con le serrande della tana aperte, della galera aperta. Questo qua è una galera con la saracinesca, però almeno ci fa prendere aria. Non posso uscire, vedete, è come se ci fosse una barriera invisibile lì, perché se esco rischio di essere denunciato e quant'altro. No, in realtà, ragazzi, l'attività fisica a corpo libero, all'aperto, c'è scritto che si può fare. Però non si è ben capito perché dicono. Cioè, questa è la contraddizione, perché c'è scritto che non si può uscire se non per strette necessità, spesa, portare fuori cane e quant'altro. Però c'è scritto, quindi l'attività all'aria aperta non sarebbe consentita, essendo che non è una cosa di prima necessità. Però sta scritto che l'attività all'aperto, l'attività fisica all'aria aperta si può fare, consentita, a patto che si mantengano le distanze di un metro, bla bla bla, non ci siano troppi gruppi di persone e quant'altro. Quindi non so, io la faccio perché c'è scritto che si può fare, è inutile che mi dite contro, è inutile, se no mi lasciate le credenziali, come sempre vi vengo a trovare a casa appena finisce tutta questa quarantena, e ci tiro le mani addosso poi, mi prendo a cazzotti nel muso. Adesso vi saluto, allenatevi, allenate la verticale tutti i giorni, ragazzi, mo che siete in quarantena potete uscirne da verticalisti, perché tutte le no, non ho tempo io, non ho tempo, che andate sempre a ragnare. Adesso ce l'avete il tempo, quindi silenzio anche per leggere, avete il tempo per fare tutte le cose che di norma non fareste e che trovate sempre scuse, perché sono scuse, non è vero che non avete il tempo per la verticale, né tanto meno per leggere, né tanto meno per fare tante altre cose molto utili, anziché poltrire e non fare nulla. Ciao. Yeah.